Costringere con la forza o cinicamente con la miseria qualcuno a essere suddito impotente è più o meno la stessa cosa, non cambia molto. E io direi che questa, come possiamo chiamare, questo modo di fare dovrà prima o poi cambiare, perché non possiamo seguire questa scia, cioè, no, dove ci porta? Da nessuna parte. E questo vale anche per qui in Italia, no, quello, certo. Quello che dicevo prima io, la paura non vincerà, perché la storia dimostra chiaramente che tutti quelli che hanno voluto sottomettere, in questo caso l'Europa, con la paura, hanno fatto tutti una bruttissima fine. Pensiamo pure alla nostra bella Italia. Che viva bella. Italia, quindi. Viva Italia, viva Italia. Dobbiamo darci un po' di forza. Allora, adesso facciamo con questo bellissimo pezzo che ce lo annuncia Alberto. Allora, qui a Una Voce per il Cantagiro, a Radio Roma Futura, ci sono i New Trolls del Cantagiro 1971 col brano Il Sole Nascerà. Proprio per quello che abbiamo detto prima. Bello! Oh,
i New Trolls, la grandissima. Grande. Già tanta cambiato. Emozione, sì. Fortissimo. Era un gruppo che ha dato una svolta anche alla musica. Praticamente queste erano delle piccole concertazioni che facevano, non erano solo canzoni. E poi c'era gente molto brava che veramente suonava alla grandissima. Ce ne sono tanti anche oggi. E inoltre è un augurio, perché il sole nascerà. Sì, senza certo. dubbio. Perché, adesso, come dice un proverbio spagnolo, sempre che ha piovuto ha smesso. Anche perché sennò se sta a soprello non capito, so come fai. Così che la violenza prima o poi finirà. Appunto, compriamo gli ombrelli. Allora, adesso io devo fare una presentazione ufficiale, ufficiosa, come si chiama? Una bellissima presentazione a questa bellissima donna che è con noi, che è poi una ragazza. Lei praticamente ha vinto il Cantagiro nella sezione pop lirico, diciamo nel 2012, con un grande pezzo. Sì. Adesso però voglio che lei si presenti da sola, si presenterà anche da sola e ci dirà qualche parola anche in russo per tutta la gente qui residente e anche fuori. Allora, intanto vorrei fare i complimenti. Allora, Elena è self-service, presentazione. Va bene, alla grande. Io intanto vorrei fare i complimenti, tanto giro, perché parlo prima in italiano, perché è stata una grande emozione di stare con i personaggi della musica italiana, avere esperienza. Quindi adesso parlo in russo. Я приглашаю всех участников со всего мира поучаствовать в Кантагиро 2015 года, где вас ждут теплые отношения, новые эмоции, красивая музыка и Made in Italy. Assolutamente. Vogliamo fare un saluto al patron del Cantagiro? Sicuramente, a grande Enzo De Carlo. Quindi c'è un grande saluto, un abbraccio, perché abbiamo avuto insieme una stupenda esperienza di bella musica, vera musica italiana. Vi invito a tutti a partecipare al Cantagiro 2015. Questo vale anche per Elvino Echeoni, che è il direttore del Cantagiro, Mario Toro Santucci, che è il direttore praticamente della parte musicale, e quindi praticamente più tardi diremo anche altre cose bellissime su Elena, ma intanto grazie. Ce l'ascoltiamo con questa bellissima canzone, che poi non è una canzone, è un'opera, è tratta da un'opera, quindi dalla Carme di Bizet abbiamo Elena Martignanova con la Carme di Bizet. Carmen Dance, però Dance sempre. Thank you.
Ammazza, che voce. Amore, sempre mia. Amore. Brava Elena. Grazie. La francese. Certo. Amore, sempre amore in tutte le lingue. Esattamente. Allora, adesso presentiamo il prossimo brano, che è un grandissimo. Lui è stato veramente un'altra persona, un personaggio del passato, del 79, sempre al Cantagiro, con un pezzo strepitoso che è rimasto. La mia banda suona il rock. Ivano Fossati. La mia banda suona il rock.